Siamo sempre sul gioco di Scottex, ben ritrovati. Come al solito vi ricordo che questo video era un video unico, con questo video e il video dell'altra volta di questo gioco. Sono stati divisi in due episodi perché era veramente troppo lungo portarli in un video solo. Quindi se fatti o cose richiamano al video scorso, non preoccupatevi, non sono impazzito. O almeno non più del solito. Buona visione. Piantiamo la cosa a terra. No, devo schiantarla su un muro, quindi. Da un po'. Perché dobbiamo sopravvivere da quello. Cioè, è un survival, ho capito bene. Quello era un tutorial. Penso che questo gioco sia completamente diverso adesso. Armatura, una padella sarà sicuramente un'arma. Un wok! Quello usano i giapponesi. Oddio, sushi. Sushi, domani vado a mangiare il sushi, ragazzi. Cioè, domani, cioè oggi, vado a mangiare il sushi. Dai, non c'è cazzo. Ok, mi sono aperte due strade. Ma prima facciamo un rifornimento. No, mangio una noce di cocco. Lancio questo su quel muro là. Perché magari dentro ci potrebbero essere anche delle armi, non lo so, eh. Io sto buttando lì le cose che ovviamente non sono un esperto, vabbè, non c'è un cazzo, insomma. Ok, andiamo a sinistra o a destra? Che poi è giù o sinistra, però va bene. Andiamo giù, dai, mi ispira di più. Ok, qui c'è del fuoco, quindi facciamo veloce. Oh, ma sono nemici. Oh. Ehi, bello, 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 bello. No, 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 no. Poi ti tiro anche addosso. Oh, mi si è bloccato. Mamma, io devo tirare la leva. Adesso fammi tirare la leva, fammi tirare la leva. Fatemi tirare la leva. Oddio, li ho avvelenati. Dove sono le convulsioni? Ha le convulsioni. Cos'è questo? Nuovo? Lo mangio. Più 4. Ok, qui ci deve essere un nemico, quindi. Oh, dove, che vuoi fare? Oh, è lui il cattivo? Ma c'è un cattivo o no? Tu sei il cattivo. No, non c'è sempre da combattere in pratica, va. Ma i mossi sono tipo infiniti, cioè. Ah, va, spaccavo il co. Oh, quanta gente. Oh, questo è una tomba, cos'è? Oh, questo è un triangolino? Una mattonella gigante, cos'era? Ha spaccata questa, quello di sicuro. Oh, ma io sto morendo, ragazzi. Oh, ma è lì. Tazza di caffè, datemi. Uff, la pietra se non fa male mi incazzo, eh. La pietra farà male o no? Lo zainetto? Quanti sono poi? Lo zainetto vado più piano. No, 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 che cazzo. No. Ok, sono ancora vivo? Per poco, forse. Oddio. Ok, esplosa. È esplosa, ma sono ancora qui tutti. Oh, perché non picchia? Perché ho una tazza di caffè e quindi non mi picchia? Faccio tipo le cagatine, vediamo un po' come funziona. Cos'è? La tazzetta di caffè, ma vai a cagare. Ma scappa. Ah, ok, posso. Ah, ogni livello ha le sue armi, cioè. All'inizio non ho semplicemente niente e poi sono morto. Mi hanno polverizzato. Vogliono la mia ira? E non l'avranno, è che vado a sinistra ora. Si può notare ovviamente, se appena tocchi l'acqua, come avete visto, si lascia, voi l'avete preso. Ma io voglio la sua spada. Dai la sua spada, per favore. Se lo butto nel muro gli faccio male? Eh sì. Se non gli faccio bene. È morto. Ok, ma lasciamo una patata al sugo. Patata al sugo. Butta, picchia. P4. Oh, picchialo. Questi fanno un male boia, ragazzi, eh. Guarda, mi stanno massacrando. Ti ci butto nel muro, ti ripiglio e ti ci ributto e ti ripiglio e ti butto anche addosso a lui. Che succede? Ah, qui forse devo metterci qualcosa. Devo calcolare, cos'è? Se lo tiro di rimbalza, esatto. Cosa epica. Si è aperto questo muro qua di roccia. Ok, andiamo a vedere cosa ci aspetta. Un uovo. Ah, un po' di vita. No! Oddio. Suppongo che nella lava non ci si possa nuotare. Butterò lì, rimbalza poi. Ah, un boomerang. Oddio, epico. Ah, il cactus devo buttarci. Dai, 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 non morire, non morire, non morire. Se butto dentro nella lava, ma su cosa succede? Allora non si fanno. Se butto nell'acqua? Nell'acqua non si fanno. Ma siete fatti di lava? Fate a non farvi niente nell'acqua, scusa. Loro sono tipo immortali, cioè loro saranno qui per sempre, quindi cerchiamo di attivare la leva subito. Prima che possa succedere qualcosa di scomodo. Andiamocene via perché sennò ci ammazzano questi. Via, 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 via. Perché ho una tazza del caffè? Mamma! Poveri a noi, poveri a noi, esiste più leggero. Tazza di caffè più 5 velocità. Ok. Ok, ragazzi, ho rimesso la mia fidata padella. Questo è già attivato, quello è già attivato. Torniamo, ok. Il sasso, ragazzi, serve a questo, guardate. Ah, non c'è più la freccia. Una volta lo prendi nel di dietro, non scappi più, eh. Ehi. Ti tiro anche nel muro e ti faccio danno. E sei già morto. Tu, pam, legnata. Ti tiro anche il cocco. Ah, il cocco tira a colombella, vedete? Quindi dovete anche calcolare la caduta. Oh! Va in terra anche te. Ti tiro nel muro e ti ributto giù. E ti ci ributto anche. Che è morto. Come funziona?
Se passo mi uccide, giusto? Devo provare. Io pensavo fosse più difficile. E invece. Lungo sto livello di sopravvivenza, ragazzi. Questo lo mangio. Ok, più 4, meno male. Questa mezza noce di cocco penso la potremmo lasciare anche qui volendo. Tu vai anche te nell'acqua insieme a lui, vai. Così magari ci rimane affogati tutti e due. Ho trovato una banana. Ah, la banana fa da boomerang. Guardate, figo. Epico. Questa osera si può mangiare? Boom, sono super uomo ora. Picchiamo la sangue, vieni. Lo tiro nel muro. Pam, ti ributto giù. Ah, sei già morto. Dammi il salame, vai. Cos'è questo? Guanabana? Cos'è? No, l'ho tirato. Mi sono dato fuoco. Oddio, si può notare. No, non si può notare. No, il Nokia 3310, ragazzi, è morto nella lava. Questo gioco non è realistico. Un Nokia 3310 non sarebbe mai morto nella lava. Nella lava un secondo sono entrato. Ah, devo tirarci qualcosa da sopra però. Questo mi pare adeguato. Tiriamoci a distanza. Il maiale sassato, tirato. Però è finito nella lava, quindi fail. Sai che il falò è tipo una sorta di checkpoint, ragazzi. Non vorrei dire cagate, eh. Ho paura più che altro, ragazzi. Se per sbaglio poi rinvio il gioco, cioè per fare un altro. Mi sono avvelenato tantissimo per fare un altro game poi. Ho paura che poi il gioco mi riparta da zero. Cioè, non so quanto è affidabile questo salvataggio. Sono di nuovo full vita e continuiamo la nostra avventura. Ah, qui c'è il boss, ok. Ah no, che pensavo fosse questo. Invece no. Invece non sei te. La bevo? Ah, cioè, rallentato. La sorta. La torta da fuoco, ma cosa? Non è realistico. Perché la torta, ma tu vai in terra una volta ogni tanto o no? Ti lancia addosso. Torta. Oddio. La torta da fuoco alla grande. Sacchettino. Oh. Questo. Oh. Sono vivo. Ma lui rilascia questi cosi, cioè. Proprio bastardo sei. Vieni con la brioscina. Ti dà anche fuoco. Ma lui è morto. Perché è morto? Ma da un sasso. Oddio, cos'è sto pappagallo gigante? Oh, vai in terra. Tira addosso, magari fa malissimo. Magari non lo prende nemmeno. Quanti ce ne sono? Sono tantissimi. Oddio, le uova. Oh, un po' di vita. Secondo me il cocco gli fa un male cane. Io però non glielo tiro. Mi tiro la torta. Pam. Ti batto anche in Oddio. Oddio, ho distrutto. Lol, ragazzi, lolleggiante. Quanto salamino piccante. Fa la pizza, lo so. Ma perché scompare la roba? Cioè, è proprio un bastardo. No, che è scomparso tutta la roba. Oh, ma lui? Lui che fa? Rimane qui? E ora? Ah, si è aperto questo. Ah, è l'uscita. Ho vinto. Sì, cazzo, ce l'ho fatta. Livello 1 di 4. Ragazzi, questo è il livello 2. Io mi interrompo qua, spero di non dover riniziare la prossima volta, un'altra volta la serie, cioè tutta da capo, ma non penso. Altrimenti un giorno farò un video tutto unico dove spezzetterò tutto a questo punto, perché se no è inutile. Beh ragazzi, per oggi quindi il video è finito, spero vi sia piaciuto un sacco, a me è piaciuto, è stato divertentissimo, sinceramente è un gioco molto 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 divertente. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace per supportare la serie, scrivete un bel commento, iscrivetevi se ancora non siete iscritti. Passate anche dai miei social network che sono qui sotto, qui sotto in descrizione. E cercatemi su Instagram, mi chiamo Stefano Busci, ma c'è scritto anche in descrizione. Noi ci vediamo domani con un nuovo video alle 13:30. Per oggi è tutto, ciao!